Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserva per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Ed io, quando sarò innalzato da terra, tirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Allora, amici, oggi facciamo un'omelia un po' particolare, perché facciamo un po' di catechismo liturgico durante l'omelia, per farvi capire un pochino di cose che da oggi in avanti fino a Pasqua si vivono qui in chiesa durante la liturgia. Prima domanda: notate qualcosa di strano oggi in chiesa? Sì o no? Sì, sì, sì. Che c'è? Le coperte sono ricoperte. Coperte viola. Viola. Viola è il colore della? Della tunica. Della? Viola è il colore della? Come si chiama? Tunica. No, sì, anch'io sono vestito di viola, ma il colore viola che cosa simboleggia? Sapete che i colori non è che sono scelti a caso, durante la liturgia. C'è il verde, il bianco, il rosso e il viola. Il viola, adesso voi non siete andati a confessarvi qualche volta, no? Che colore è la stola del sacerdote quando si confessa? La penitenza. Questa che ho qua sotto. Vedete? È viola? Brava, è il colore della penitenza. Capite che significa penitenza? Tutta la Quaresima è un tempo di penitenza. Però dalla quinta domenica di Quaresima in poi comincia un tempo che una volta si chiamava tempo di passione. Passione, sapete che significa, no? Passione è una parola greca che significa sofferenza. Quindi è un tempo dove si devono contemplare alcune sofferenze, proprio pensarci. Secondo voi è la sofferenza di chi? Avete fatto la recita o no? Chi di voi ha partecipato alla recita? Vediamo un po', dopo l'annunciamo. Che avete fatto a fare la recita? È un momento in cui anche attraverso la recita farete pensare alle persone che partecipano alla sofferenza di Gesù. Cioè Gesù, che è il nostro Dio, ha sofferto ed è morto per noi. Allora, prima cosa, che significa che le statue sono velate di viola o di rosso anche? Significa due cose, seguitemi bene. Punto primo: sapete che è più bello vederle le statue o è più bello vederle così, secondo voi? Bello, bello vederle, no? Quindi fare questo gesto significa che la Chiesa, noi siamo la Chiesa, quindi noi siamo i discepoli di Gesù, la sposa di Gesù, siamo in lutto, siamo in sofferenza, perché stiamo avvicinandosi ai giorni in cui Gesù ha sofferto per i nostri peccati. E noi entriamo in lutto,
E questo è un segno, uno. Poi c'è un altro significato, forse ancora più importante, specialmente qui, ma non solo qui, magari fosse solo un problema di sermoneta. Sapete che perché si pelano le statue? Speriamo che lo capite voi piccolini. Serve, allora, quando io vedo una statua pelata, no? Voi lo sapete che lì sotto c'è la Madonna, perché venite a messa tutte le domeniche, ma se io entro in chiesa, chi ci sarà là dietro? Boh, non lo so chi c'è dietro il velo, se non sono mai entrato qui, lo capite, no? Chi ci sarà? Gesù Cristo? Sant'Antonio? Sant'Agnese? La Madonna? Non lo so, giusto? Oh, allora, velare le statue significa che noi preghiamo un po' per quelle persone che vivono tutti i giorni come se le statue fossero velate, cioè vivono senza Dio, non ci pensano mai, capite? Non so se riesco a farvelo capire, cioè velare una statua, quindi la rende invisibile a noi, no? Le persone che vivono come se Dio non ci fosse, non pregano mai, non vanno mai a messa, non rivolgono un pensiero al Signore, in questi giorni che Dio fatto uomo è morto per i loro peccati, manco ci pensano, vivono senza Dio, no? È un dramma questo qui, perché chi vive in questo modo è un grande ingrato, perché il nostro Signore è venuto sulla terra a soffrire per noi, non per se stesso. E se non avesse sofferto, qui andavamo tutti quanti all'inferno, eh? Lo sapete questo qui, sì? Lo sapete che se Gesù non fosse morto per noi andavamo tutti all'inferno? Vi faccio una domanda. Martedì è la festa di San Giuseppe, quindi martedì faremo una festa, quindi la faremo vedere la statua di San Giuseppe. Sapete che San Giuseppe è il patrono di Sermoneta? Sì. Il patrono, il santo patrono di Sermoneta. Quello che deve pregare il Signore per Sermoneta è stato nominato. Ce ne abbiamo uno importante. Voi sapete che San Giuseppe è morto poco prima che Gesù cominciasse la sua vita pubblica, secondo la tradizione, ok? Quindi Gesù ancora non era morto. Secondo voi, quando San Giuseppe è morto, San Giuseppe è l'uomo più santo dopo la Madonna che sia mai esistito, per stare vicino a Gesù e Maria. Secondo voi, San Giuseppe è andato in paradiso dopo la sua morte o no? È andato in paradiso. Siete d'accordo? Sì. Sbagliato. Non è andato in paradiso. Perché nemmeno San Giuseppe poteva andare in paradiso. Perché Gesù non aveva ancora sofferto la passione e non era ancora morto, perché per quanto San Giuseppe fosse santo aveva la macchia del peccato originale, e con la macchia del peccato originale in paradiso non si entra, lo sapete? Anche San Giuseppe. Quindi capito quanto è importante quello che ha fatto Gesù per noi e quello che gli è costato. Allora, in questo tempo la Chiesa ci accompagnerà per mano attraverso una serie di celebrazioni. Io vi chiedo a voi ragazzi del catechismo, ai catechisti in primis davanti a loro, quest'anno di partecipare alle celebrazioni importanti che vivremo. Sapete, domenica prossima il catechismo non c'è, perché la messa comincia prima, andremo alle 10 fuori porta, perché domenica prossima si commemora l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, salutato dai ramoscelli di palma, e poi viene celebrata quella che si chiama la messa di passione. Durante la messa sentiremo il Vangelo dove si racconta tutta la storia della passione di Gesù, dall'ultima cena fino alla morte in croce. Il colore sarà rosso, rosso è il colore del sangue, quindi il colore dei martiri. È una celebrazione molto austera, importantissima, che introduce quella che si chiama la Settimana Santa. Quella si chiama la Settimana Santa. Durante la Settimana Santa, l'ho detto in tutte le omelie, bisognerebbe fare un blackout, staccare tutte le spine e non pensare a nient'altro se non alle cose sante. Ci sono tre celebrazioni importantissime. Ok? Una è il Giovedì Santo, si chiama la Messa in Cena Domini, cioè nella Cena del Signore. Voi sapete che il Giovedì Santo, prima della Passione, Gesù ha fatto il suo gesto più importante di tutti. Qual è? Ha istituito l'Eucaristia. Ha celebrato lui l'unica messa che ha celebrato, nell'ultima cena. E c'è una celebrazione bellissima che commemora questo dono.
Il Venerdì Santo è il giorno in cui Gesù ha sofferto ed è morto. Alle 3 del pomeriggio c'è una bellissima celebrazione, molto austera, dove si commemora la passione e la morte di Gesù. E c'è una cosa molto bella all'interno di questa celebrazione, che c'è l'adorazione della croce. Cioè, dopo l'omelia, io mi metto lì davanti con il crocifisso in mano e si va in processione davanti al crocifisso, si adora la croce, cioè si piegano le ginocchia e si dà un bacio ai piedi di Gesù per dirgli grazie Gesù per aver sofferto ed essere morto per me. Ok? È una celebrazione bellissima. Anche molti tra i grandi credo che non ci abbiano mai partecipato. Tutte queste messe non sono obbligatorie, non è di precetto partecipare, ma capite quanto sono importanti, no? E poi il sabato sera c'è la veglia pasquale, che è una celebrazione molto intensa, che è la più grande celebrazione della risurrezione di Gesù, che poi prosegue nel giorno di Pasqua. Ok? Vi ho detto queste cose. Queste sono proprio essere presenti. Tenete presente che per tutte queste celebrazioni, tutte, quelle che ho nominato, chi partecipa e si è confessato, i grandi dovrebbero capire, hanno l'indulgenza plenaria solo per aver partecipato. Perché sono le celebrazioni più importanti di tutto l'anno. Ho detto, il mondo dovrebbe fermarsi. L'istituzione della messa, perché la messa Gesù ha celebrato la sera prima, quello che avrebbe fatto il giorno dopo, perché la messa, ogni volta che celebro la messa, è la rinnovazione del sacrificio di Gesù sulla croce, quella è la messa. Lui l'ha celebrato una volta sola, il giorno prima, ma la messa in realtà, sapete quando è stata celebrata? Il Venerdì Santo. Infatti, ve lo dico sempre per la vostra formazione, il Venerdì Santo e il Sabato Santo, sapete che non si celebra la messa? La liturgia del Venerdì Santo non è una messa. Si legge la passione, si adora la croce e si riceve la comunione dalle ostie consacrate la sera prima al Giovedì Santo. Perché quel giorno la messa non si celebra. Perché? Perché quel giorno si fa il ricordo dell'unica messa celebrata da Gesù. Perché la messa è stato il sacrificio cruento di Gesù offerto il Venerdì Santo con la sua passione e morte di croce. La messa lo rende presente veramente, anche se in maniera sacramentale, nel tempo e nello spazio. Quindi il giorno in cui si celebra, come dire, la supermessa, quindi quella che Gesù ha celebrato offrendosi lui stesso come sacerdote, come vittima, come agnello sull'altare della croce, non si celebra la messa sacramento. Mi seguite? Avete capito almeno voi grandi? Perché per i piccoli questo diventa un pochino più complicato. Però cercate di capire queste cose, perché è importantissimo capire queste cose qui. Anche per renderci conto. Il delitto più grande che si possa fare, Gesù si è lamentato, è non pensarci a queste cose. È un crimine, è da confessarlo. Perché voi, se vi rendete conto di chi è colui che ha fatto queste cose, cioè il Figlio di Dio ha fatto carne, voi capite che, voi sapete che quando Gesù stava in croce, secondo voi, poteva scendere dalla croce? Poteva fulminarli tutti quanti? Certo che poteva scendere, tu non potresti scendere, ma lui sì. Mentre lo stavano massacrando a colpi di frustate, lui poteva prendere la frusta in mano, liberarsi, strappargliela dalle mani e fulminarli a tutti quanti, e non lo ha fatto. Gesù non era semplicemente un uomo come noi, Gesù era Dio fatto uomo. Non è che siccome era uomo ha rinunciato al suo essere Dio, ma non ha voluto usare la sua forza divina per difendersi. Ma vi rendete conto? Che roba che è questa roba qui? E io, povero peccatore, che se lui non avesse fatto questo, siamo tutti all'inferno e tutti quanti. Un giorno, voi potete non credere alle mie parole, ma un giorno queste parole le vedrete, perché al cimitero ci andiamo tutti quanti, E dopo morti queste cose qui non sono più oggetto di fede, sono oggetto di realtà. Tu osi neanche pensare a una cosa del genere, vivere come se Dio non ci fosse, è stato velate, una vita senza Dio, non pensarci mai, non ricordarti mai di queste cose, o fare una montagna di peccati
E ogni volta che tu fai un peccato è come se rimettessi in croce il nostro Signore, è come se lo flagellassi, lo incoronassi di spine, eccetera, così come se niente fosse. Ecco, questo è il tempo di passione. Mi raccomando, cerchiamo di viverlo al meglio e mi raccomando, tutti invitati a queste bellissime celebrazioni che ci fanno rivivere tutto il mistero dell'immenso amore che Gesù ha avuto per noi. Siamo lodati Gesù e Maria.